Bella a tutti ragazzi, con voi Vincent e siamo in un'altra puntata di... Vabbè, lui indica. Di GTA Online. Oggi appunto mi trovo dentro il mio bellissimo ufficio, l'assistente, e vabbè. Perché praticamente io quello che stavo cercando di fare è guadagnare un po' di soldi per poter, adesso vi faccio vedere, per poter comprare il mio primo magazzino. Perché in qualche modo dobbiamo guadagnare un po' di soldi. Vediamo. Io inizialmente stavo proprio guadagnando i so mi stavo guadagnando i soldi per questo, per i magazzini delle auto che poi dovremmo esportare. Quello che costa meno è proprio questo qui, quello da 1,5 milioni di dollari. Però poi sono andato a vedere qui e praticamente ho visto fra quelli piccoli che questo qui è quello che costa meno, anche se è piccolo, e quindi può ha la capienza, insomma, la capienza massima di 16 casse. E poi ci sarebbe sempre quello da questo qui, che però è sempre 16 casse. Insomma, è vero, costano di più questi, però anche se costano di più, hanno sempre la capienza massima di 16 casse. Uno potrebbe dire, ma costano di più, avranno un po' più di spazio. Invece no, sono sempre 16 casse. Quindi se doveste comprare un magazzino di questi, comprate, cioè risparmiate i soldi, che non ne vale la pena prendere altri. Quindi 187.500 dollari. Poi quelli da quelli medi già iniziano ad arrivare quasi a 1 milione. Cioè vanno tutti su 700.000, 600.000, non so quale sia quello che costa meno qui, ma a me non interessa. Quello che volevo fare oggi era comprare proprio questo magazzino qui, in modo che iniziamo a guadagnare un po' di soldi, inizio a guadagnare un po' di soldi per potermi poi permettere un magazzino per le vendite, insomma, delle auto. Il prezzo è quasi conveniente. Beh, in effetti hanno fatto lo sconto. In realtà costa 250.000 dollari, l'hanno fatto scendere a 187.500 dollari. Quindi, alla fin fine, acquistiamo il magazzino, mi rimarranno comunque un po' di soldi in tasca. Comunque sto facendo qualche attività, più che altro competizione, perché piacciono di più le attività competizione per guadagnare i soldi, vabbè. Direi. Conferma acquista magazzino. Sei sicuro di voler acquistare questo magazzino? Now Conferma. we're in business. Green icons represent owned warehouses. You can buy more space by clicking on another red Dispositivi icon or click on your elettronici. warehouse to start buying stock. Just choose how you want to buy Cerca and la we'll set quantità up a che deal. desidera Shipments acquistare. come in three sizes. I You're a carichi possono wholesaler, essere di so tre you don't differentiate dimensioni, over what you're segmenti, holding. You just settori. buy Si lavora whatever's on con the quello che market. offre il You can buy mercato. small, you know, minimizing your Poche sono outlay piccoli, and your risk. c'è Or carichi. you Ho can buy big with a view acquistato to più stockpiling grossi quickly and offloading to the wealthier per fare buyers. scorta in You fretta e click vendere buy, più the qui. money leaves your Cliccando su account. acquisti, denaro You'll lascerà toggle il in suo to collect conto. the Starà product poi a once you get to lei the warehouse. andare a recuperare la Your merce e risk portarla al beyond magazzino. trustworthy. Alcuni Guess fornitori what? possono I'm afraid. rivelarsi inaffidabili. Prendo questo. Tanto, fortunatamente, Okay, we're on. 18.000 ho Go speso and un po' collect the più di soldi, goods. però I'll be in touch carico if speciale anything crops up. Good luck, boss. acquisti. Recupera la merce e dispositivi elettronici. Ah, già sto iniziando. Vabbè, usciamo dal piano terra. Mi spiace tanto. Dai, andiamo a recuperare sta merce. Certo, sta macchina proprio per recuperare sta merce, capirai. Preferivo prendere la mia moto. Vabbè. Oramai ci siamo, di seguo. Vai, togliti. Ok, brutta storia, molto molto brutta. Non bucatemi le gomme. Come caspita? Devo portare la merce al mio magazzino. Ma veloce, veloce, aiuto. Ah, questi mi ammazzano. Non mi avranno mica bucato una gomma.
Spero proprio di no. Comunque. Oh, non mi toccare. Forza, forza. Dai. E vabbè, pure i pali qui. Dai, stiamo per arrivare. E vabbè, un altro palo. E vabbè, la macchina. E vabbè, la moto. Insomma, stiamo beccando tutto, eh. Forza, forza. Oh. Ah, sei serio? Già, miseria. E lì devo svoltare. Dai. Madonna, sai quanto è lento sto coso. Ok. Ok. Fatto. Dovremmo esserci. Ok, sono arrivato al mio magazzino. Carico consegnato. Il carico speciale che hai acquistato e riportato intero al magazzino verrà consegnato. Utilizzando questo computer puoi vendere la riversa. Riserva. Totale di cariche speciali. Il computer non è collegato a un'area sicura. I tuoi carichi speciali verranno venduti per via più legale attraverso. Ok. Well done, boss. The warehouse is filling up. You can sell stock at any time by accessing the network. Quando vuole. Ricordi che i prezzi decidono la posizione negoziale. Accumulare rischioso. Scelga la quantità di carichi che preferisce. Oh, intanto questa è la merce. Ah, ok. Eh sì, so tre casse. Vabbè, direi di non venderlo adesso. Quindi so, faccio qualche altra cosa. E poi lo vendo il carico. Mentre invece qui, in effetti come spazio è piccolino. Ne ho visti di più grandi. Poi magari vedo queste cose più avanti magari. Cioè, potrei benissimo vederlo adesso, però vabbè. Spero comunque che questo video sarà stato corto, ma spero che questo video vi sia piaciuto. È stata la mia prima consegna che ho fatto ed è andata, devo dire, bene. Mediocre, insomma. Per il momento questo magazzino, che è abbastanza piccolo, non è molto grande ovviamente, posso mettere massimo 16 casse. Per il momento ne ho 3, in effetti come vedete sono 3. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto. Io cercherò di fare comunque qualcosina da solo, anche senza registrare, in modo che comunque vado avanti, perché fare tutto con un video è un po' complicato, diciamo così. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'ho ancora fatto. Bella ragazzi! E non so perché, per quale motivo non fa più i pollici in su, ma vabbè. Bella ragazzi, sarà a Napoli.